Se Ania potesse raccontare la sua storia, entrando nei particolari, e se potesse ridirvi alcune delle cose che ci siamo detti da quando ci conosciamo, anche voi direste Dio è paziente. Quando mi hanno fatto conoscere Ania, per il lavoro che faccio anche in casa editrice, come editor, me l'hanno presentata come una storia che si poteva pubblicare. In fondo c'era lo sfruttamento, l'infanzia tradita, il sogno del successo, una storia femminile. E abbiamo detto vediamoci a Milano e vediamo quale può essere la storia. Da qualche tempo, da quando vengo a Međugorje, ogni volta che devo incontrare un autore, metto in preghiera, come prego per i miei studenti, come prego per gli amici. E ci siamo incontrati e mentre la sentivo raccontare la sua storia, vedevo negli occhi di Ania il desiderio di qualche cosa che ancora non aveva trovato e a cui ancora non sapeva dare nome. Io ricordo un po' lo stupore quando a fine sera ho detto, dai, si fa, ma non avevo neanche letto il libro e lei la sua storia l'aveva già scritta. Ma io non credo ai libri, io credo alle vite, credo alle persone e credo alle testimonianze. E ho visto come una mano tesa, il desiderio di afferrare una mano che potesse tirarla fuori da quel mare in cui stava affogando. Allora le ho fatto un invito e ho detto andiamo a Međugorje. E lei è venuta a Međugorje, io questo posso dirlo, siamo abbastanza amici che posso dirlo, è venuta a Međugorje dicendo sì vado, ma tanto non ne ho bisogno. Ho già il mio libro pronto, me lo porto dietro. E io ho detto guarda che forse cambierai idea. E dopo 3 giorni vissuti insieme qui, mi ha detto questo libro dovrei metterlo in un cestino, perché adesso posso di nuovo girare pagine. Io non so quanti di voi sono a Međugorje la prima volta, ma se siete qui, tutti avete avuto una prima volta a Međugorje, ma provate a pensare da quanto tempo Dio vi aspettava. Ma provate a pensare a quante volte avete detto no, perché c'è il lavoro, perché c'è la famiglia, perché ci sono gli impegni, perché i bambini sono piccoli, perché adesso sono malato, perché poi la fa freddo, perché non c'è la carta d'identità, perché le Madonne sono tutte uguali, perché non devo andare fino a pregare. Quando uno viene a Međugorje si sente a casa. Perché? Perché la regina della pace ogni volta che ci parla dice, cari figli, è una mamma che ci dice, caro figlio, bentornato a casa. Io aspettavo te. E magari 30 anni che aspettavamo noi. Ci ha atteso, ha costruito delle occasioni, degli incontri, delle prove, dolore e sofferenza. Ci avvicinano di più a Dio. Io non so cosa avete portato voi qui a Međugorje questa volta. Io so quello che portava Ania. Io so quello che Ania ha lasciato salendo in Križevac. E mi ricordo come mi guardava quando le dicevo, pensa a Gesù che sta salendo il Calvario, mi guardava come dire, ma questo è completamente matto, io vedo un cumulo di pietre e basta. Ma Gesù ci invita a percorrere i suoi passi. Quando Gesù è stato più vicino che mai alla Madonna, sulla croce, quando Maria è ai piedi della croce. Se noi non saliamo sulla croce con Gesù, non avrà mai la Madonna così vicino a noi. E salire su questa croce significa, caro Gesù, io ti metto tutta quella che è la mia vita, il mio passato, il mio presente, il mio futuro, ai tuoi piedi. Adesso fai tu. Il sacrificio più grande che possiamo fare a Gesù è quella della nostra volontà, offrire la nostra vita. Gesù è venuto per liberarci. Ha detto, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ai miei ragazzi, ai miei studenti dico sempre, non siate cattivi,
Io dico, non ha 18 anni, prof, cosa ci dice? Se mica bambini. Cattivo, dal latino captivus, prigioniero. Quando siamo cattivi, siamo prigionieri del peccato, degli istinti, delle passioni e del demonio. Qui, a Međugorje, siamo venuti per liberarci. Allora l'augurio che faccio a ognuno di voi è di vedere in Anya uno strumento di Dio, per vedere come la grazia di Dio può toccare i cuori e dire, ma se è stato possibile per lei raggiungere la gioia di guardarsi indietro e di non recriminare e di non accusare Dio per tutta la sofferenza e il male incontrato, ma poter dire grazie Dio, perché dietro ogni sofferenza, dove io vedevo un inciampo, tu facevi un passo verso di me. Con Gesù, per Maria, lei è la madre che ci chiama tutti. Io vi auguro di incontrarla, sperimentare in questi giorni il suo abbraccio. Sia lodato Gesù Cristo. Lasciare tutto. Allora mi ha dato i soldi per il viaggio, io sono andata a Milano, ho lasciato la casa a Milano, adesso sono 5 mesi che io vivo qua, ho lasciato la casa a Milano, ho venduto la macchina, ho visto un mio amico che mi conosce da tanti anni, pensavo amico insomma, e lui mi guardava, io per 2 ore gli parlavo di Dio, no? Della felicità, di patate, di tutte queste cose, e lui mi guardava come una matta. E dopo 2 ore con la bocca aperta mi fa: Anya, ma di che droga ti fai lì a Međugorje? Ecco, l'unica mia droga è l'amore che io ho conosciuto qua, l'amore di Dio e la preghiera, e io vi auguro che tornate tutti a casa drogati come me. Grazie ancora. Diamo qualche informazione.